Diamo il benvenuto al gruppo di Nettuno, gruppi di India e di Filippine e a tutti i radiotelespettatori di Teleradio Padre Pio che si uniscono alla nostra celebrazione eucaristica. Celebriamo oggi la memoria di una grande santa che è Santa Teresa d'Avila, riformatrice dell'ordine carmelitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre, che per mezzo del Tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per indicare una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi, Tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della Sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede nel Giudeo prima come del Greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Infatti, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e non hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di un uomo corruttibile, di
di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. I cieli narrano la gloria di Dio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. I cieli narrano la gloria di Dio. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. San Paolo, nella lettera ai Romani, ci esorta: fratelli, io non mi vergogno del Vangelo. Una frase molto forte, un richiamo molto forte
di San Paolo, ai Romani, ma oggi a noi, popolo di Dio. In esso infatti si rivela tutta la giustizia di Dio. La missione di annunciare la parola di Dio è compito di tutti i discepoli di Gesù Cristo, non solamente di noi sacerdoti, missionari, evangelizzatori, ma è un compito di tutti i battezzati, di tutti i cristiani. Io non mi vergogno del Vangelo. Io devo essere un annunziatore del Vangelo. Nessun credente in Cristo può sentirsi estraneo a questa responsabilità, che proviene dall'appartenere sacramentalmente al corpo di Cristo. Questa consapevolezza di essere ridestata in ogni famiglia, deve essere ridestata in ogni parrocchia, in ogni comunità ecclesiale, in ogni associazione, in ogni famiglia. Dobbiamo annunciare il Vangelo. Come diceva il serafico padre San Francesco ai suoi frati, voglio osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo sine glossa, cioè senza commenti, senza aggiunture, senza togliere nulla, così come ce lo ha dato il Signore. Ognuno di noi è chiamato a questo. La Chiesa è missionaria. Siamo nel mese di ottobre, il mese missionario. E ciascuno nel proprio stato di vita, io come sacerdote, come religioso, voi come cristiani, come famiglie, dovete annunciare il Vangelo. Siamo chiamati a dare il nostro contributo sull'annuncio cristiano. Guai a noi se non facciamo questo, e guai a noi se predichiamo un Vangelo diverso di quello che ci ha annunciato Gesù Cristo, la verità, la buona novella, la buona notizia. Ognuno di noi, ripeto, deve annunciare il Vangelo. Noi siamo chiamati alla martiria. Che cosa vuol dire la martiria? La testimonianza. Dobbiamo essere testimoni autentici, come lo è stato San Pio da Pietrelcina, che da questo luogo non si è mai mosso, eppure ha smosso folle e continua a smuovere folle da tutto il mondo, perché è stato un annunciatore del Vangelo, senza paure, senza timore, annunciando il Vangelo sine glossa, annunciando il Vangelo della verità, il Vangelo di Gesù Cristo. Appunto, noi siamo chiamati alla testimonianza, se ci è richiesto, anche sino all'effusione del sangue. Non abbiamo mai avuto tanti martiri come in questo ultimo secolo. La Chiesa ha dato tanti martiri per annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Pensiamo a San José Santex del Rio, martire messicano, che muore gridando «Viva Cristo Re!». Un piccolo ragazzo di 13-14 anni che sotto quella persecuzione in Messico viene catturato, questo bambino, è portato sino alla fossa che gli avevano preparato, e guardando la mamma, ma lui ricordava bene il martirio del suo parroco che era stato ucciso perché annunciava il Vangelo, si è ricordato bene di questo, e guardando la mamma, perché lo avevano condotto
sino alla fossa che gli avevano preparato, intanto gli avevano scorticato anche i piedi e non riusciva neanche a camminare, ma la mamma gli facendo coraggiosa cristiana che bisognava andare a morire per il Vangelo. E quando gli domanderanno rinunci a Cristo, lui risponde viva Cristo Re, e verrà fucilato. Oggi è un santo martire. Questi sono i veri cristiani, questi sono coloro che hanno dato testimonianza di Cristo, che non hanno avuto paura, come invece sta succedendo in noi, che abbiamo paura di annunciare il Vangelo, che abbiamo paura di dire che noi apparteniamo a Cristo e a Cristo crocifisso, come ci insegna San Paolo. Guai a noi, fratelli miei, perché Gesù ce l'ha detto: se voi vi vergognate di me, io mi vergognerò di voi. Perché un giorno, quando ci presenteremo davanti al Signore, Lui ci potrà dire: io non vi conosco. E queste non sono parole mie, ma sono parole di Gesù. Ci rivolgiamo alla Madonna, lei la perfetta cristiana, che ha vissuto e vissuta alla scuola del Vangelo e ha vissuto tutto il Vangelo nella sua vita, sino alla fine, ma soprattutto quando si è trovata ai piedi della croce, ancora lì ha pronunziato il suo fiat. Siamo nel mese di ottobre, mese missionario, ripeto, ma anche il mese della Madonna del Rosario. Recitiamo il Rosario, fratelli e sorelle, per la salvezza delle anime nostre, ma per la salvezza di tutto il mondo. La Madonna ce l'ha chiesto. Pensiamo alle apparizioni di Fatima, quando ai quei piccoli bambini ha chiesto: recitate tutti i giorni il Santo Rosario nelle famiglie, per la pace nel mondo, nelle vostre chiese, dove vi trovate, affinché possiamo essere testimoni veri del Vangelo che ci è stato annunciato da Gesù Cristo, senza paura. Questo bambino messicano, oggi santo, ci dà un esempio grandissimo. Pensiamo anche a Santa Teresa d'Avila, oggi nella sua festa. Che cosa ha fatto Teresa d'Avila? Non ha fatto altro che annunciare il Vangelo, riformando il Carmelo, sia quello femminile sia quello maschile, assieme a San Giovanni della Croce. Una donna coraggiosa che non ha avuto paura della persecuzione, non ha avuto paura di essere anche accusata di tante cose. Lei diceva: io annuncio il Vangelo di Gesù Cristo, amo Gesù Cristo mio sposo, sono figlia della Chiesa e in essa voglio morire. Sia così anche per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù nella casa e alla tavola di un fariseo ci garantisce nella sua volontà di recare salvezza ogni uomo. Per questo siamo sicuri di trovare in Lui comprensione per i nostri bisogni e un appoggio per la nostra preghiera che osiamo levare al Padre.
Salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Paolo non si vergogna del Vangelo ed era fiero di annunciarlo ai pagani, perché ogni battezzato viva la sua appartenenza a Cristo con riconoscenza e dignità. Coerenza e zelo preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Il quadro che ci ha tratteggiato l'Apostolo è crudo ma veritiero, perché non abbiamo mai ad abbandonare Dio, il solo che può dare valore e onestà alla nostra vita, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Quando il cuore è puro e libero, tutto è trasparente e degno di Dio, perché la nostra religiosità sappia sempre evitare lo scoglio di un moralismo angusto e di un legalismo puramente formale, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Il cristianesimo è superamento di ogni preclusione nei confronti delle persone, perché ci rendiamo disponibili all'incontro e alla collaborazione con ogni uomo, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Il Signore, per i meriti di Cristo, morto e risorto, chiama tutti i nostri defunti a condividere la sua gloria, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. O Gesù, tante volte hai accettato l'invito a mensa, ora sei tu ad accoglierci al tuo convito. Donaci purezza e carità, perché nutriti salutarmente dal tuo corpo e dal tuo sangue, possiamo essere nella società valido richiamo della tua presenza e della tua santità, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sia gradita, Signore, alla tua maestà l'offerta del popolo cristiano, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, perché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordate, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù datevi un segno di comunione fraterna. Gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.